Il nostro prossimo ospite, come sempre a quest'ora, saluto Davide Biocchi di Diretta Sim. Buongiorno Davide. Ciao, grazie, un saluto a tutti i telespettatori. Ciao Davide, allora ecco, sono molti punti che vorrei toccare con te. Andiamo a vedere quali sono. Innanzitutto, ecco, ieri sera la notizia della soluzione del presidente Trump nella votazione finale al Senato. Trump esce indenne così dalle accuse di abuso di potere e ostruzione al congresso, ecco, viene meno un'ulteriore fonte di incertezza per il tycoon della sua corsa alle presidenziali. Abbiamo visto mercati in rialzo ieri a Wall Street per la terza seduta di fila, con nuovi record toccati ieri sui mercati a stelle e strisce. Ecco, questa al di là del coronavirus che i mercati cercano un po' di mettere da parte in queste ultime ore. Ora, ecco, pensi che possa essere un ulteriore punto che il presidente abbia adesso la strada spianata e visto considerato che lo definiamo, insomma, anche il presidente trader, potremmo ancora vedere salite consistenti sui mercati nonostante si pensi che sia saliti un po' troppo? Ma diciamo intanto che io credo che in qualche modo la situazione in America stia prendendo una certa evoluzione. Questo perché da un lato noi abbiamo il presidente Trump che esce da questo impasse dell'impeachment, diciamo così, ok? E dall'altra parte abbiamo la controparte democratica che ha dimostrato di essere un po' uno spezzatino, diciamo, nel caucus dell'Iowa, no? Che è l'inizio, diciamo così, delle schermaglie per arrivare a definire chi sarà alla fine l'oppositore ufficiale di Trump. La situazione tra i Dem sembra più complicata del previsto perché il leader in pectore, diciamo così, quello proprio, insomma, doveva o poteva essere Joe Biden, che però è uscito sconfitto perché si è trovato ben tre candidati davanti nell'Iowa, quindi la situazione, che è tutta in evoluzione, in realtà può avere degli sviluppi complicati. I mercati però hanno celebrato questa situazione anche in ragione del fatto che un pochino sta scemando come dire, la situazione sul coronavirus, perché in qualche modo probabilmente sembra che non siamo così lontani dal picco, almeno sembra di capire, perché evidentemente anche le notizie a livello di tam-tam mediatico sembrano essere un po' meno aggressive. In questo contesto il Nasdaq ha fatto nuovi massimi, l'S&P praticamente è lì e in Europa il FTSE MIB è tornato, come aveva fatto in gran parte del 2019, a sovraperformare e noi stiamo proprio lì in attesa di rompere o comunque, diciamo, su scala settimanale vedremo dove si andrà a chiudere, alle prese con quei massimi che ci tengono a ribasso da 11 anni, con quei livelli che ci tengono a ribasso da 11 anni. Ricordiamolo, tra un mese, oggi 6 febbraio, il 6 marzo del 2020, celebreremo 20 anni di ribassi perché i massimi storici li abbiamo fatti là. Quindi, evidentemente, è una situazione tutta in divenire, però ci sono alcune situazioni che sono molto interessanti. Ecco, interessante la notizia anche da parte di Pechino che ha annunciato di dimezzare i dazi su 75 miliardi di dollari di controvalore di merci in arrivo dagli Stati Uniti, un ulteriore messaggio a Trump in questo momento. Sì, diciamo che Trump secondo me un pochino ha tenuto un profilo basso, doveva risolversi questa faccenda dell'impeachment. Mi aspetto che dalla prossima settimana torni, diciamo, a pieno regime ad occupare col suo Twitter, chissà, praticamente l'agenda di ognuno di quelli che si occupano di economia e di finanza. Tipicamente, sì, la situazione è in evoluzione, certo, riducono i dazi dagli Stati Uniti. Bisogna sempre ricordarsi però di una cosa che in Europa forse viene anche un po' sottovalutata, che il fatto che la Cina dovrà comprare più cose dagli americani, probabilmente un pochino di spazio alle esportazioni europee lo potrebbe togliere. Quindi diciamo che anche l'Europa è importante che vada a ridefinire bene, come Trump tra l'altro ha suggerito, e per usare un eufemismo, diciamo, a diciamo, rivedere un po' gli accordi commerciali con gli Stati Uniti, perché altrimenti rischiamo anche noi di entrare in questa dinamica di dazi. Devo dire che il DAX tedesco, un po' più debole
del FIV italiano mi lascia pensare che ancora la Germania non sia uscita da quell'impasse, ben evidenziata dai PMI che seppur in ripresa, che sono in ripresa dappertutto, però soprattutto quello tedesco è ancora molto negativo, molto Ben sotto il tempo. evidenziato anche dagli ordini alle fabbriche tedesche di questa mattina, meno 2,1%. Assolutamente. Sì, che non è solo il dato di questo mese, ma è che viene Certo. già da mesi in cui diciamo, gli ordinativi all'industria erano in calo. Quindi la Germania è in una situazione più difficile, però noi abbiamo in Italia un listino che sta facendo bene, trainato, guarda caso, proprio dal settore delle banche che era quello che è stato dormiente per tanti anni. Non dimenticarti, no, che le banche sono state il vero fardello del nostro listino per un tempo notevole e invece adesso, se si va a fare nuovi massimi, potrebbero proprio essere il comparto che per tutta una serie di motivi possono portare un po' di come dire, brillantezza, no? Possono rendere l'indice un po' più frizzante e chissà, magari guidarci se succederà verso nuovi scenari rialzisti, perché questa sarebbe proprio una inversione di tendenza ventennale, se riuscissimo a superare questi livelli. Non lo abbiamo ancora fatto, quindi siamo lì che come dire, ce la lottiamo, aspettiamo di vedere come va. Ecco, proprio sull'Europa, sull'economia dell'euro, si è espresso l'Eurotower con Christine Lagarde che oggi ha parlato e ha detto che ha ribadito, come aveva già fatto durante la conferenza stampa della Banca Centrale Europea, si riscontrano tentativi di stabilizzazione sull'economia dell'euro, dalle indagini sull'attività delle imprese dopo gli indebolimenti dei mesi passati. Però Lagarde ha detto che le incertezze globali restano elevate e altri rischi, come l'incertezza che circonda l'impatto del coronavirus, rappresentano nuove fonti di preoccupazione. L'economia della zona euro continua a richiedere il supporto della nostra politica monetaria, che fornisce uno scudo dai venti contrari globali. Allo stesso tempo, continua Christine Lagarde, continuiamo a monitorare da vicino i potenziali effetti collaterali delle nostre misure. Oggi dalla BCE sono arrivato anche il bollettino, vedo dalle agenzie alcuni riferimenti come ecco questa che dal 2014 ridotto investimento famiglie italiane in titoli di Stato. Da metà 2013 il numero occupati in Eurozona invece è cresciuto di 11,4 milioni e come abbiamo appena detto, dagli indicatori le aspettative di inflazione si sono stabilizzate o registrano un lieve aumento. Ecco, vabbè, al di là, alla luce di queste dichiarazioni, ecco che cosa ti senti di commentare? Certamente, allora, mi sentite? Sì. Ok, sì, direi di sì, perché in linea di massima è una situazione in evoluzione e anche interessante. Io non dimenticherei di aggiungere alle cose che tu hai detto che la Lagarde aveva anche nel recente, diciamo, comunicato, conferenza stampa dopo, il comunicato sui tassi, aveva ricordato che secondo lei i paesi che ne hanno la possibilità dovranno creare manovre di stimolo, no? Tipicamente si riferiva a quei paesi che hanno un debito, rapporto debito-PIL piuttosto basso, ragioniamo su Germania, ragioniamo su Olanda, ragioniamo su questi paesi. E credo che questa sia qualcosa che deve arrivare, perché l'Europa ha bisogno di questi stimoli, soprattutto ne hanno bisogno questi paesi come la Germania, che sono i paesi core. E quindi in linea di massima mi trovo molto d'accordo con le parole di Christine Lagarde. La BCE deve attentamente monitorare, ma non può fare tutto da sola, ci vogliono anche degli stimoli da parte dei governi perché l'economia europea è l'economia più in difficoltà tra quelle dei paesi occidentali, visto che quella a stelle strisce in realtà sembra invece continuare ad andare benissimo. Il ciclo statunitense è un ciclo molto maturo, lo sappiamo, è molto maturo ma è anche molto solido. Quello europeo invece ogni tanto dà o sembra offrire margini di sviluppo e poi un pochino tende a, come dire, fermarsi anche perché ci sono delle preoccupazioni, per esempio anche quella legata agli accordi commerciali che dovranno essere negoziati con il Regno Unito. Sappiamo che Boris Johnson ha già messo parecchi paletti da questo punto di vista, che subito, tra l'altro, hanno avuto riflesso sulla sterlina che si è un po' indebolita sia rispetto all'euro che rispetto al dollaro. Va bene, invece l'altro
L'altro tema sicuramente il petrolio, Davide, si rincorrono le voci di un taglio da parte dell'OPEC e dei suoi alleati. La Russia si è fatta avanti dichiarando che non supporterebbe ulteriori tagli alla produzione, ma sarebbe più propensa a estendere quelli correnti. Beh, il petrolio è in una situazione delicata, lo è anche dal punto di vista grafico, perché eventuali discese sotto i 50 dollari comporterebbero probabilmente anche da parte di chi finanziariamente gestisce tutta l'attività di coloro che sono attivi, diciamo, nella filiera produttiva, genererebbe una corsa alla copertura per via di tutte le opzioni che vengono aperte su questa commodity che, ahimè, purtroppo potrebbe spingere eventualmente, in caso di superamento dei 50 dollari, il prezzo decisamente verso il basso. Quindi urge qualche decisione da prendersi perché l'area di 50 dollari va sostenuta, è un'area importante perché così si possa continuare a mantenere intatto quel trading range, diciamo oramai allargato a 50, 65, 66 dollari, dove il petrolio sta navigando da tempo e dove tutto sommato si era trovato un certo equilibrio. Dico davvero attenzione perché l'area a 50 dollari va monitorata con attenzione. Abbiamo visto anche solo l'altro giorno, quando solo temporaneamente è stata sfondata a ribasso, con che rapidità, con che, come dire, anche intensità sono andati a negoziarsi dei contratti al di sotto di questo valore. Stamattina la notizia da CEA che mette in luce i dati sul quarto trimestre 2019 per quanto riguarda le immatricolazioni elettriche. C'è stato questo balzo registrato per le auto elettriche, aumentate del 64,1% in Europa e dell'81,3% nell'Unione Europea. Mentre nonostante il declino registrato per il diesel, alcuni mercati iniziano a dare segnali di ripresa come la Francia, la Germania, una crescita a doppia cifra invece per il Belgio e la Slovenia e l'Ungheria. Quanto all'aumento delle immatricolazioni delle auto a benzina, l'Italia registra la percentuale più alta, tra i cinque mercati maggiori con un più 20,9%. La crescita registrata dalle auto elettriche accomuna sia il segmento a batterie sia quello delle ibride. Spesso parliamo con te di questo settore Assolutamente dell'automotive. sì. Quindi ecco, parlando di questo, poi anche uno sguardo al titolo Tesla ieri che ha lasciato sul parterre il 17,18% dopo sei sedute di rialzi consecutivi per un ritardo a causa del coronavirus sulle consegne in uno stabilimento di Shanghai. La domanda che vorrei farti è se era questo un calo giustificato da un ritardo o semplicemente una scusa perché il titolo aveva davvero corso troppo. Beh, intanto diciamo che per quanto riguarda il settore automotive in generale, ho la sensazione che questo 2020 cominci sotto auspici diversi. Cioè, mentre io a lungo, no, ho cercato di raccontare e poi nelle quotazioni si è visto che il settore dell'automotive stava vivendo come una specie di interregno nel passaggio dall'era del diesel a quella dell'ibrido o forse dell'elettrico, e fondamentalmente c'era una situazione complicata perché la stessa confusione si ribaltava poi sull'utente finale che nel dubbio e nell'incertezza, come spesso accade, tipicamente ha posposto l'acquisto di veicoli. Abbiamo avuto un annus horribilis, diciamo così, per le immatricolazioni da questo punto di vista. Ora, evidentemente nel frattempo si è capito che l'ibrido o l'elettrico comunque prenderanno il sopravvento, i modelli hanno cominciato a essere di un certo rilievo e quindi evidentemente un pochino comincia a farsi strada anche l'idea che chi compra o ancora il benzina, non più il diesel, o comunque l'elettrico che è in fortissima crescita. E quindi c'è un'idea che ora forse la situazione più critica dal punto di vista anche poi del risultato per chi va a comprarsi le azioni, lasciami dire, potrebbe essere messa un po' alle spalle. Mi aspetto se continuerà questo momento buono dei listini, se sapremo diciamo, rompere le resistenze con cui siamo alle prese proprio in queste sedute, tipicamente che quello dell'automotive sia uno dei settori che potrebbero beneficiarne, anche se, come ti ho detto prima, questa volta tifo molto anche per le banche, cosa che in passato invece ho spesso detto di non fare a lungo. Evidentemente
Qui però la situazione è più in evoluzione e Tesla rappresenta benissimo questo contesto, perché Tesla, che a un certo punto sembrava anche un po' che si fosse quasi persa, no? Scappava giù sotto i 200 dollari ad azione e si pensava che magari qualcuno potesse anche fare un takeover o cercare di comprarla. Lo disse lo stesso Elon Musk, no? Di aver ricevuto delle offerte, non so se lo ricordi, a un certo punto. Invece evidentemente poi c'è stata una ripresa, la situazione è molto positiva e abbiamo avuto la corsa attuale. Ora, cosa succede quando un titolo corre tanto? Che finché chi ce l'ha lo vede correre senza soluzione di continuità, se lo tiene stretto. Quando poi arriva una notizia che lo fa leggermente scricchiolare, in realtà quella notizia lì diventa la scusa per cui chiunque abbia visto quel titolo correre a un forte guadagno monetizza evidentemente, no? E questo è quello che abbiamo visto nella seduta di ieri. Non mi stupisce per nulla. E non credo che in generale sporchi il buon grafico di Tesla, servirà un po' di consolidamento. Non abbiamo tante volte detto, quando un titolo corre troppo in fretta, poi altrettanto in fretta può tornare indietro. L'importante per un titolo è ogni tanto fermarsi e consolidare i prezzi conseguiti. Ecco, da quello che volevo appunto sapere, andiamo con qualche richiesta. Vedo arrivare quella su Safilo. Allora, Safilo, titolo, insomma, le note vicende. Tutti le abbiamo sentite, le conosciamo. Diciamo che il titolo ha in questo, diciamo, tra il mese di dicembre e il mese di gennaio del 2020 ha perso molto, era arrivato sopra le ore 50 ed è tornato poi pesantemente indietro in dicembre. Ha cercato anche qui, lo diciamo, no? Proprio il concetto di consolidare un prezzo, diciamo, poco sopra l'euro. È arrivato all'euro, funzione di supporto, e ora sta cercando di attestarsi. Io credo che solo scenari che lo rivedano sopra l'euro e 15 possano attirare ulteriormente compratori. Viceversa, un euro e 15 è un trading range. Ok, uno sguardo anche all'obbligazionario, Davide. Diamo uno spread a 136 in aumento del 2,25%, mentre ritorna sull'1% il decennale italiano che Esattamente. sale al 3,39, mentre il rendimento del decennale tedesco, questa l'abbiamo visto salire molto in queste ultime sedute. In questo momento siamo a meno 0,36 di rendimento, più 0,52%. I forzieri, come dici tu? Eh sì, e quindi che cosa succede? Succede che praticamente noi stiamo prossimi, probabilmente a tornare un po' sopra il rendimento all'1%, ma soprattutto sale il rendimento tedesco, significa che qualcuno sta levando il denaro dai forzieri e come si vede poi dai risultati degli indici, sta tornando a mettere questo denaro sulle azioni. Non è un caso se di nuovo a salire tendenzialmente sono quei titoli, questo è il momento dei bancari. Che in proiezione magari pagano dividendi interessanti, no? Quei titoli che hanno un rapporto tra i prezzi e gli utili elevato, ecco, questa è la situazione che si sta andando evolvendo ed è quello che mi fa essere un po' positivo, diciamo, sulla situazione, cioè in qualche modo c'è di nuovo denaro che esce dai forzieri, dopo qualche giorno di completo risk-off siamo tornati ad essere un po' risk-on, ricordiamoci che il rendimento era salito fino a meno 0,17, meno 0,15, poi è tornato a meno 0,49, evidentemente ora si sta cercando una certa ripresa e mi sembra che i listini stiano crescendo, direi con, esattamente come ci si aspetta, perché le sedute durante la giornata sono costantemente in ascesa, diciamo, si consolida un po' e poi si sale. Questo è un bene, speriamo che continui. Tra le società che hanno presentato i conti, UniCredit quest'oggi, il mercato sta premiando anche la revisione al rialzo del payout di UniCredit, che ha, come detto, presentato i risultati di bilancio superiore, che hanno superato le previsioni degli analisti per quanto riguarda l'utile pari a 3,4 miliardi contro attese per 3,1 miliardo. Ecco, cosa pensi di UniCredit? Penso che questa situazione, che magari in futuro non sarà proprio solo di UniCredit, ma risultati migliori, magari cominceranno a mettergli a segno anche altri istituti, evidentemente ha subito ad un balzo portato UniCredit a superare in gap la resistenza intermedia di 13 euro e si sta arenando intorno ai 13,50 euro, si sta un pochino fermando questo rialzo importante, perché stiamo parlando di oltre il 5%, intorno ai 13,55 euro, ecco, diciamo che è la resistenza dove si è fermata lo scorso mese e poi di nuovo ai primi di gennaio quando il titolo sembrava
orientato ad andare verso l'alto. È uno scoglio importante questo, perché sopra il target è assolutamente ambizioso, quindi stiamo a vedere, ma voglio dire che comunque il primo target, il target successivo di UniCredit si trova quasi un euro sopra, abbondantemente, più in alto, abbondantemente sopra i 14 euro. Quindi sarà molto interessante vedere come riuscirà il titolo a comportarsi proprio alle prese con i livelli attuali, che sono una resistenza però molto importante. Ritorniamo invece a Wall Street, Davide, domani venerdì, il primo venerdì di febbraio, E ci quindi sono i payroll. appuntamento con i payroll. Ieri abbiamo visto la stima ADP superiore alle previsioni, ecco, sarà un dato molto importante quello di domani. Sarà un dato importante per più motivi. In qualche modo l'ADP può essere un pochino anticipatore, quindi le aspettative possono essere favorevoli, ma sarà importante secondo me non solo perché è il primo del 2020, che è quello riferito a gennaio, ma anche perché viene dopo il periodo natalizio, quindi ci può dare un'indicazione anche di come si sta muovendo il mercato del lavoro, dopo che per certi versi potrebbe essere stato un pochino alterato da, come si può intuire, certe attività che sono tipicamente correlate con le festività, no? Quindi magari qualche assunzione temporanea, cose di questo genere. Evidentemente, però, se le aspettative sono queste, il dato sarà buono, ci denoterà con ancora, rimarcherà con ancora più forza, diciamo, la robustezza del ciclo americano, perché noi non possiamo più parlare di un ciclo così espansivo, fortemente espansivo, come fu nel 2018. C'è stato poi un periodo, diciamo, transitorio, un po' di rallentamento. Adesso il ciclo americano sembra robusto. Sono certo, anzi è senz'altro così, visto che la Federal Reserve si è più volte dichiarata data depending, che i payrolls sono senz'altro il dato più monitorato e più seguito assieme all'inflazione, proprio dagli esperti della Federal Reserve, per poi andare a attuare le loro politiche monetarie. Va bene, allora vedremo che cosa accadrà domani, poi lo commenteremo insieme per quanto mi riguarda giovedì prossimo. Grazie Davide per essere stato con noi e buon proseguimento di giornata. Grazie, un saluto ai telespettatori.